Eccoci nuovamente in studio a parlare ancora di moda. Lo facciamo con Sara Sfregola. Vi avevo anticipato che avremmo visto. Ciao Sara, Buongiorno a buongiorno. voi. Che avremmo cominciato a spulciare nel web. Sara è quella che cura tutte le ricerche, le immagini. Quella che sarà la moda che vedremo per l'estate, primavera, estate. Sono molto curiosa. Novità? Novità? Senti, c'è qualche scia di sale, di Angora nelle vetrine, però le novità sono abbastanza colorate. È vero? Allora, partiamo con le immagini. Raccontaci tutto, Sara. Beh, d'estate normalmente si gioca con i Ma adoro colori, si l'estate. fa, insomma, C'è vita, tessuti. dai. I colori Ecco, rispecchiano questo è un gli altro stilista ambienti. per Sì, ricollegarci un po' anche a quello che dicevamo la volta infatti, scorsa, tra i più apprezzati, no? non sono molto rinomati come altri, però sono comunque stilisti abbastanza validi e creano cose veramente carine. Che poi dettano moda. Guarda, le fantasie Oh sono mamma, quel belle, maculato. sono belle e sono capi che possono essere indossati tranquillamente da tutti. Guarda qua, sembra succinto perché c'è questa cintina in vita che lo rende più aderente, però sono capi che possono essere indossati anche dalla persona un pochettino più formosa. Vedi, qua c'è il taglio sotto al seno, però il bacino è ampio, quindi le linee Pitonato sono molto questo, eh? fluide. Pitonato. Guarda, le fantasie sono bellissime. Il pitonato, questo l'abbiamo visto già lo scorso anno, quindi già nelle sfilate precedenti, però adesso è arrivato proprio Al al culmine. culmine. Queste sfumature d'azzurro mi piacciono davvero tanto, Sono eh? belle. Belle, belle. Danno colore, poi sono azzurro, quello blu elettrico che comunque rendono la persona più frizzante, più allegra, quindi ti danno un pochettino di energia in In più. più, Perché solitamente usciamo dall'inverno, quindi le persone, poi dopo la moda del Ah, bianco e il nero, bellissimo, quindi queste bellissimo. tonalità abbastanza tranquille. Beh, c'è un comunque c'è alla fine credo che i colori predominanti siano quelli, il Sì, nero, il il blu nero, il elettrico, il turchese, infatti il turchese. bianco, ci sono dei riferimenti con il bianco, però il colore predominante è appunto Carino anche questo, è l'azzurro. molto carino. Sì, questa sfilata mi è piaciuta tantissimo, proprio per le linee, perché sono comunque delle linee che possono essere indossate tranquillamente da tutti quanti, Chiunque. Magari questo vestito può sembrare un po' corto, però indossando i leggings sotto e togliendo la cintina può essere anche più morbido, quindi per questo anche la persona un pochettino più formosa può indossarlo tranquillamente. Come ad esempio, guarda anche queste linee qua, sono delle linee che possono essere tranquillamente indossate sia dalla persona magra che dalla persona un po' rotonda. Diciamo che aiutano molto anche questo tipo di fantasia, oltre alla morbidezza del tessuto. Io Bravissima, credo sì. che giocare in quel modo lì con alcune fantasie, per esempio questi chiari centrali, questi Sì, oscuri invece guarda, gli oscuri laterali. stanno sempre nelle parti Esatto, laterali, proprio per allungare e slanciare esatto. la Bello, figura. molto bello questo vestito. Sì, poi guarda queste fantasie anche tono su tono, anche se l'abito è È tutto nero, nero, comunque però. presenta il maculato, il Senti, vedo discorso anche molto trame. luccichio. Sarà Sì, così? no, ci sono molti accessori anche sul dorato, sull'argento, che spezzano la monotonia del nero, perché comunque il nero sarà sempre onnipresente in queste sfilate. E quindi sia il nero che il bianco, perché è ritornato alla grande, quindi per renderlo più estivo, più primaverile, quindi anche più allegro, viene spezzato con giochi di trasparenze o con Carini. inserimenti di accessori, a volte anche molto forti, quindi accessori molto, molto colorati per Bello, bello questo dare anche.
un tocco di allegria al capo stesso. Devo magari dire che sono pur usando, vabbè, qui vediamo proprio il nero, però anche quelli che abbiamo visto prima con l'azzurro, il pitonato, avevano un effetto molto elegante comunque. Senti, sono comunque abiti, magari adesso le persone che si stanno preparando per particolari cerimonie, matrimoni, in questo periodo le persone incominciano a comprare, magari in anteprima, gli abiti per i mesi di aprile, maggio, luglio. E quindi sono comunque fantasie che danno la loro immagine se indossate durante una cerimonia, e comunque sono fantasie che poi possono essere indossate tranquillamente nella quotidianità, perché un capo del genere, pur apparendo anche elegante durante una cerimonia, magari se uno sopra ci mette un trench nero, magari sotto l'abitino colorato, e sopra ci mette, ma anche un giacchino su tonalità monocromatiche, l'abito poi in sé per sé, con queste fantasie molto, molto ricche, possono essere tranquillamente sfruttati per la quotidianità. Beh, è evidente che in questa sfilata il richiamo è l'Africa, perché abbiamo riconosciuto col bianco e nero, il gioco del bianco e nero, la zebra, il pitonato, ci sono tutte le fantasie inerenti alla... E quindi anche i colori, quelli che vanno sul giallo, sull'arancio, sull'azzurro, ricordano un po', no? I colori tipici. Ma anche nell'invernale africani. Prossimo troveremo comunque queste stampe, logicamente con tonalità sul grigio, sul nero, però che si rifanno sempre al mondo animale, quindi effetto pelle di coccodrillo, venature, effetto pitonato, maculato, tono su tono, solo che logicamente, parlando della primavera estate, tutti i colori vengono esaltati al massimo, dal rosso al giallo, all'azzurro, tutte le tonalità che ci danno vitalità. Guarda, le stampe, c'è stata un'evoluzione per quanto riguarda le stampe notevole, guarda tutti gli effetti anche fotografici sulle maglie, sugli abiti, ma non soltanto in questa collezione, un po' su tutte le collezioni. Perché le ho detto, le ultime scoperte per quanto riguarda la stampa ha accelerato diversi passaggi serigrafici, e quindi c'è molta fantasia proprio nelle stampe dei tessuti stessi. Senti, però alla fine, quando parliamo di tessuti, insomma, con le stampe, quello che non riesco a capire, le stampe possono essere delle immagini che vengono elaborate dagli stilisti oppure nella casa di moda, oppure possono essere delle immagini riprese da internet, per esempio, piuttosto che da un album fotografico. I grandi stilisti difficilmente prenderanno le immagini da internet, perché il grande stilista che ha un'equipe. Mandano, per esempio, noi qui abbiamo visto, no? Le abbiamo viste queste, alcuni sembravano dipinti, ma altri sembravano proprio delle effetti stampe fotografici, effetti fotografici. Vabbè, a volte è lo stilista stesso che magari va a fare un viaggio in Africa, viene colpito dal tramonto africano e scatta delle foto, e quello sarà il tema predominante della propria sfilata. Quindi sicuramente si rivolgerà poi a degli studi grafici che elaboreranno diverse soluzioni e verranno proposte allo stilista, e quindi lo stilista sceglierà le soluzioni che più ritiene idonee per la propria collezione. Che questa collezione qui mi è piaciuta molto, questo gioco con l'azzurro, il nero, giocare con il nero pur rimanendo tono su tono, come hai detto tu, usando queste trasparenze, questi capi così particolari, molto belli, molto giovanili anche. Sì, ma anche perché sicuramente i capi di questi stilisti avranno anche dei costi molto più contenuti rispetto ai costi di altri stilisti. E c'è la possibilità di vedere alcune, cioè questi stilisti
come quello che abbiamo appena visto, che abbiamo visto questa mattina, segue dei canoni precisi che poi ritroviamo anche nelle grandi firme, per esempio, cioè sì. Queste linee così belle, così fluide, così morbide, questi colori, questa unione di colori così vivaci, però poi in richiamo con il nero. Sì, ma gli stilisti fanno delle loro scelte, quindi hanno un proprio stile, quindi rispecchiano quasi sempre il proprio stile nelle diverse sfilate, perché se un anno va di moda, per esempio tornano i camicioni, faccio un esempio banale, proprio banale, o il pantalone a zampa d'elefante, tu vai in tutti i negozi, trovi diverse fantasie, però il pantalone sarà a zampa di elefante, l'abito avrà il richiamo ai camicioni, quindi forme molto ampie, molto larghe, eccetera. Era questo che volevo comprendere. Ma ci sono degli stilisti invece che non sono fermi, perché se noi prendiamo un Armani, no? Magari c'è il floreale, questi colori sgargianti, no? Queste fantasie molto eccentriche. Se tu guardi la sfilata di Armani, lo identifichi pur non sapendo che quella che è la sfilata di Armani, riesci subito a identificare i propri abiti per la pulizia, per la fantasia, quindi queste fantasie... Predominante il nero sempre in Armani. Quindi non hanno una propria identità e quindi cercano di comunque prendere la scia della massa. Dice, io sono questo. Armani, ho deciso di presentare queste mie linee e ormai chi segue Armani vestirà Armani. A prescindere, se vuoi pantaloni a zampa li vai a prendere da un'altra parte. Ho capito. Lo stilista ha dei canoni ben precisi e difficilmente si lascia influenzare. È riconoscibile. E vabbè, lo stilista. È chiaro. Senti, nella moda ad ampia diffusione. Eh no, là invece il discorso è ben diverso, perché là devi conoscere più che altro i gusti della massa. Allora devi prendere comunque tutte le tendenze, quindi devi avere una conoscenza di tutte le tendenze a livello nazionale, mondiale, quelle degli stilisti che dettano legge, e devi cercare di filtrarle in maniera tale da presentarle alla massa in maniera molto più semplificata la tendenza. Non puoi prendere una cappa di Dolce & Gabbana e ripresentarla alla larga distribuzione, tutta bella dorata, gargiante, rosa. La larga distribuzione, cioè la gente che effettivamente vive nella quotidianità, non metterebbe mai la cappa di dorata, dolce dorata. Certo. Quindi bisogna presentare la cappa magari in tonalità molto più tenue, quindi in forme un pochettino più contenute, quindi invogliare la gente a comprare questa linea più innovativa, però sempre allo stesso tempo entro certi canoni, perché giustamente, come hai detto tu, una persona che non fa una vita mondana particolare non prenderebbe mai non una prenderebbe cappa dorata, ma sarebbe anche fuori luogo, probabilmente luogo, non si sentirebbe non proprio vendibile. Agio, certo. Quindi bisogna conoscere i gusti della massa, perché larga distribuzione effettivamente dice la parola stessa, è chiaro, larga quindi, distribuzione quindi significa tutte, anche tutti fasci, sì, tutte le fasce di età, consumatori e di età. E anche contenere anche i costi, quindi presentare un prodotto bello, ma nello stesso tempo contenuto nel costo è mettibile. Sara, torneremo a vedere, vedremo qualcos'altro per quanto riguarda me, e poi naturalmente
come negli anni passati, nelle scorse edizioni, vedremo anche i costumi, vedremo anche vediamo come saranno i costumi quest'anno. Ti prometto come saranno. Non ti faccio fare una ricerca per i costumi nelle taglie forti, non ti preoccupare. Guarda, sto già provando, ma tanto la solfa l'abbiamo compresa, la canzone l'abbiamo capita, chi ce l'ha il problema che si arrangi pure. È così. Poi uno dice, ma come vai, ti vesti nei negozi dei cinesi? Tu entri in un negozio, io l'ho visto, io l'ho fatto, nel senso che sono entrata, sono andata a vedere, perché sono anche curiosa, volevo anche capire. Beh, una persona che ha una taglia elevata, che può essere una 56, una 58, una 60, ci sono questi negozi di, molto grandi, c'è tutta un'area dove una persona che ha questa taglia può entrare senza che nessuno gli dica niente, va, vede, controlla, verifica, trova, prova, fa, dice, e poi ci lamentiamo. Tu prova a farlo in un negozio italiano, prova a farlo in un negozio, non un negozio italiano, in un negozio che vende moda italiana, a meno che non vai appunto nei negozi tra virgolette importanti, dove hanno delle aziende specifiche che vestono, però lì vai a spendi un elevati. Occhio della testa. Infatti. Veramente spendi un occhio della testa. Mm-hmm. Io ricordo un tailleur che ho comprato, insomma, quando avevamo tempi migliori, di Carla Carini. Anche là ho visto 900, 1000 euro. È vero che è un tailleur che nell'armadio non ha fatto una piega, però è anche vero che, insomma, è stata una di quelle cose che dici, ma quasi quasi lo sfizio me lo tolgo. Ma è stato uno sfizio, no? Non è una cosa non che puoi fare. Non sono cose che possono, sì, infatti, esatto, che possono essere acquistate. Abbiamo capito che funziona così per le persone. Io continuo a... È una contraddizione pazzesca questa. È una contraddizione pazzesca che non riesco proprio a comprendere. E poi la cosa incredibile, si entra in qualsiasi negozio che entri, ti senti dire le taglie grandi sono le prime che vanno via. È vero. Sono quelle che i negozianti, come i numeri grandi delle scarpe, sono quei numeri che vanno via immediatamente. Però si continua a prendere in larga misura le taglie, diciamo, standard, insomma, che vanno dalla 40 alla 46, già trovare la 48 è un miracolo. Davvero. Ma anche le stesse fantasie che trovi su queste taglie calibrate sono comunque troppo classiche, perché si associa al discorso di grande, vecchio. No? E quindi trovi queste fantasie, quindi se effettivamente c'è una donna giovane che vuole che indossare una taglia, uno capo di tendenza, certo, non riesce a vestirsi in maniera appropriata. Eppure qualche volta lo farò, troverò il sistema troverò un sistema per farti vedere quello di cui io parlo con la telecamerina. Va bene, cara, abbiamo terminato, grazie per la tua competenza come sempre. Grazie a voi. Noi ci vediamo invece domani, appuntamento qui su Amica 9. Buona giornata.